Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete visto dal titolo, oggi proviamo qualcosa di diverso dal solito. Oggi, al posto di saltare con la nostra solita bicicletta rossa, pesante, andiamo a noleggiare un mezzo un po' insolito. Quindi adesso facciamo un leggero zippamento della bicicletta. Mettete un like, iscrivetevi al canale e siamo pronti per iniziare il video. Ok ragazzi, contestualizziamo un attimo. Siamo andati una settimana a fare una vacanza in Svezia, al Dome Adrenaline Zone, un posto fantastico che chi mi segue conosce già perché ci ho fatto già parecchi video sul canale, andate a vederli. Mentre eravamo lì a girare abbiamo intravisto che dal noleggio ci sono delle BMX un pochino sospette. Ho avuto modo di provare una BMX da 18 pollici, decisamente più piccola quindi della mountain bike che stavamo utilizzando in quel momento, ed è stato abbastanza divertente. Nella mia testa allora è saltata subito l'idea: facciamoci un video con una BMX da 16 pollici. Quindi semplicemente per la modica cifra di 10 euro ho noleggiato per una giornata questa BMX da bambino e l'abbiamo messa anche abbastanza dura prova, devo dire. Ma non perdiamoci in chiacchiere ragazzi, premiamo play e mangiamoci su. Questa bici è estremamente enorme, non so se riuscirò a girare il trick che faccio di solito, però iniziamo a fare un breve riscaldamento in pump track. Adesso metteremo sulla GoPro. Madonna mia ragazzi, quanto è piccola sta cosa, è microscopica raga. Ma no, hanno fatto il bar spin più veloce del mondo. Raga, qualcosa di devastantemente minuscolo, super veloce, super rapida. Lui è più nano di me, vediamo come sta su questo mezzino. Drop in. Oh, è attivissimo, aiuto. Salto, salto, salto. Quindi andiamo a provarla a fare due salti in skatepark e ci vediamo tra un attimo. Oh shit! Oh! Ok raga, siamo allo skatepark, facciamo qualche piccolo tricchettino sui bank e tutto quanto. Poco perché qui ci sono degli skater che fanno un bordello alla madonna. Poi ci muoviamo sui salti, quelli reali, paurosissimi. Ok raga, proviamo un 180 su quella strutturina lì che è minuscola. Il revert è la cosa più terrificante. Proviamo 2-7, dai. Oh, che paura. Ok, da un bel burst spin. Sai cos'è la cosa estrema? È che nel revertare ti prendi il piede sulla ruota. Allora raga, proviamo una cosa super insane prima di muoverci di là. Holly tail whip sul bank. Non capisco come tirarla da sotto. Dai che lo facciamo. Boom! Se può di sti cazzi. Oh shit. Oh ma 2-7 ce lo fai qua. Si va in scena. Nanobike 1,60 è essere nani. Ok raga, questo è il momento di un cambio location, andiamo sui salti quelli veri. Mano molto piccola, soprattutto per me, io ogni volta che atterro faccio praticamente manual. E come dice Toto nello scorso video, è l'ora di provarla alle rampe. Le rampe grosse coi salti sull'airbag e nella foam pit. C'è un bambino che mi guarda male intanto. Ok raga, prima di tutto, prima di provarla su un airbag landing e quindi provare ad atterrare, proviamo a fare qualche salto in foam pit. Direi le classiche rotazioni, 360, backflip. Io ammetto di avere un attimino di timore anche perché questa cosa qua è microscopica. Vediamo cosa ne salta fuori da sto giro. Ovviamente poi siamo leggermente stronzi perché non partiamo mica dal salto piccolo ma partiamo già da quello medio. E devo dire che la vista da qua sopra non è che mi conforta più di tanto. Cioè è fucking enorme ragazzi. Ma quanto è facile, oh! Che bello! È facilissimo, raga! Peccato che... Dov'è la bici? Dove cazzo è finita? Sparita per sempre! Vieni a provare direttamente un backflip! Oh shit, che paura!
È facilissimo, è una figata. Basta, questa sarà la mia bici per il Crankworx. Raga, la tensione aumenta, siamo passati direttamente sul back landing, come potete vedere. Stessa sensazione, stesso rollin, stesso salto, tutto identico, solo che l'atterraggio è reale a sto giro. La cosa che mi fa decisamente più paura è atterrare sull'airbag, perché è talmente corta che non so se riesco a tenere i pesi giusti. Un po' di cagotto, diciamo che un ciccinino ce l'abbiamo, eh. Porca merda, che paura. Oh, che paura, che paura. Raga, ero totalmente appeso a quello che stava succedendo. Ho paura esagerata a atterrare. Adesso però lo struggle aumenta perché facciamo un flip. Atterrerò, rimbalzerò. Lo faccio per voi, nani. Ufficiale, raga, si può flippare qualsiasi cosa. Ivo pensa di stupirci con queste quattro cagate, con questo flippettino, con questa bici. Ivo, sei un hater di me, dai, adesso la provi te, vai. Io il mio video l'ho già registrato, sono qui per allenarmi, sono un atleta, mi spiace. Raga, dopo la prima volta di Torquato Testa in BMX, abbiamo Torquato Testa sulla mini BMX e come l'altra volta sta provando tail whip in flat, quindi saltando da fermo senza rampe, che è una roba veramente difficile sulla BM normale, figuriamoci su una BMX da bambino. No. Oh. 500 tentativi come al solito per te. Lui. Devo fare un po' downset, eh? Qual è il segreto? Vai. Oh. Quanto sei sbatta da 1 a 10? Abbastanza. E gira bene, ma è difficile come la BMX. Oh. Sempre così. È la volta buona, chicco bello. Oh. Oh. Finalmente. Picchiatelo, bastardello. Era perfetto, voi. Vediamo di slow-mo. Oh! Oggi è l'ultimo giorno che siamo qui, ragazzi. Io sono finito, tanto che praticamente non sto neanche girando sui salti. E Ivo mi fa sudare con la mini BMX. Oh! Oh! Enorme! Com'è, fratello piccolo? Gigante, cioè minuscola. Ci ha svelato, suo malgrado, che volebbe fare un backflip sulla rampa media? Praticamente l'ha imparato bene sui salti in questa vacanza. Con la bici da 2 ore 26. Togliamo 10 pollici, andiamo alla 16 e via. Send it, bro. Boom. Gasalo, bro! È tuo! Che testata! È quello buono, Chicco! No! Sai cosa vogliono i nostri follower? Tu hai imparato l'altro giorno bene a fare 3-6 sul grosso? Sì. Ci fai 3-6 sul medio? Muoio. Dai, oh, lo sai come si fa 3-6? Ma sai cosa vuol dire delicato? Devi pensare di far 180. Delicato. 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 Oh, oh shit! Perché? Com'è stata l'esperienza? Traumatica, assolutamente traumatica. Però adesso si va e si rifà. Da ammirare la dedizione di questo nanetto che la rimanda ancora. Non ho sostituito Luca con Eddie Azzalin, solo che Luca non è riuscito a venire in vacanza. E il nano della situazione è diventato lui per questo viaggio. Ragazzi, sono il più basso. Quello buono, Chicco, dai. È lui, è lui. Complimenti. Giorni e giorni passati qui al Dom a fare sto caspita di 3-6 con la bicicletta grossa. Adesso con la piccola lo sai fare. Ti dirò una cosa più importante: non ti servirà a nulla questo. È spettacolare questa cosa. Quindi mettete like e iscrivetevi per questa cosa inutile. A few moments later. Ma porca troia! Beh, devo dire che se atterravi e andavi via così ti davo 100 euro subito. La bici qua. No, no, comodissimo. L'uomo che si è incastrato nel mondo. Scandaloso. E via un'altra volta.
Ok raga, abbiamo visto delle cose proprio abbastanza mind blowing con questa bici dei nani. Il nano si è dato da fare, anche se non è il vero nano che c'è di solito qua sul canale, però va bene. Photoshopami la faccia di Luca sopra. Intanto il nostro Toto ha chiuso un bel tail whip. Lui si è incastrato un botto di volte. Lui si è incastrato un po' di volte in 3-6. Ragazzi, non dimenticatevi quindi di mettere un bel likeino, di iscrivervi al canale e ci vediamo in un prossimo video di Ivo P27 e mezzo.